Benvenuti amici in Android Blog ad un confronto al di sotto dei 200 euro tra Motorola Moto G, re incontrastato del settore, e Wiko Wax, che prova ad ottenere lo stesso titolo. Chi dei due ce la farà? Scopriamolo nel nostro Versus. Eccoci dunque in compagnia di due smartphone della fascia al di sotto dei 200 euro, Motorola Moto G che ormai è diventato un punto di riferimento, Wiko Wax che tenta di attentare, scusate il gioco di parole, proprio alla sua posizione. Parliamo subito di ergonomia di questi due smartphone. Io intanto vi ricordo di andare a vedere le recensioni, il link è qua sotto in descrizione, per tutte le caratteristiche tecniche più complete, anzi prima di parlare di ergonomia vi riepilogo un po' quelle più importanti, poi ovviamente avrete lo specifico nelle relative recensioni. Abbiamo la camera frontale per entrambi, tasti però fisici qua, soft key su Wiko, su schermo invece per quanto riguarda Motorola Moto G. Il lato sinistro è praticamente identico, pulito per entrambi. Il lato destro trova il tasto del bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco per entrambi. Sopra abbiamo la differenza del jack per le cuffie qua e qua sul Motorola, e mentre la presa USB è qui sul Wiko, è di sotto per quanto riguarda il Motorola. Avete visto anche le posizioni dei microfoni per il Motorola, il secondo microfono è qui per il Wiko e il principale è qua sotto. Dietro abbiamo la camera principale qua in alto con il flash LED per entrambi, lo speaker che è qui sul Motorola e qui sul Wiko. La camera è da 8 megapixel per quanto riguarda il Wiko Wax, è da 5 per Motorola Moto G, frontalmente invece abbiamo 1.3 megapixel e ben 5 megapixel su Wiko. Poi vi parlerò della qualità di queste fotocamere. Torniamo quindi a parlare di ergonomia. Ovviamente, come potete vedere, Motorola Moto G è più piccolo, ma ha anche un display da 4.5 pollici contro i 4.7 di quello del Wiko. Lo spessore è decisamente paragonabile, ma molto più leggero il Wiko, sono quasi 25 grammi in meno, sembra davvero una piuma in confronto a Moto G che risulta più compatto. Anche la costruzione è migliore su Moto G, abbiamo una solidità generalmente migliore, qualche scricchiolio come potete sentire sull'assemblaggio del Wiko, che però ha batteria removibile ed espansione di memoria che va ad espandere i 4 giga di memoria integrata, mentre abbiamo solo 8 o 16 giga non espandibili sul Motorola versione normale, non quella LTE che è uscita da poco. Abbiamo poi il 4G per quanto riguarda Wiko Wax, dato dal processore Tegra 4i, processore Snapdragon 400, solo 3G per Motorola Moto G, un giga di RAM per entrambi, lo spazio in memoria ve l'ho già detto. Andiamo a vedere quindi l'autonomia che va a appannaggio di Motorola Moto G, sono 70 solo i mAh in più rispetto ai 2000 del Wiko Wax, ma tutto sommato l'autonomia è buona sì per entrambi, ma Motorola un pelo superiore alla fine della giornata, soprattutto con uso intenso. Parliamo ora di display, vi avvio la nostra applicazione di test, potrete forse già giudicare da solo, i neri di Wiko Wax sono più profondi, ma la gamma cromatica dei colori e soprattutto la luminosità massima è maggiore su Motorola Moto G, questo implica che al sole si veda meglio. Potete vedere anche qua la differenza di punto di nero, in realtà si vedono molto bene, gli angoli di visione sono assolutamente paragonabili, non ci sono particolari problemi, forse solo un po' di taglio sul Wiko, ma proprio situazioni al limite. Potete vedere comunque che sono davvero due buoni display, con anche qui decreterei un po' la vittoria su il Motorola Moto G, non per particolari problemi, ma perché la resa finale è all'occhio obiettivamente superiore. Per quanto riguarda la definizione invece non abbiamo problemi di sorta, ovviamente i PPI sono maggiori sul Moto G perché abbiamo una risoluzione HD per entrambi a 720p per entrambi, quindi i PPI del Wiko sono un po' inferiori, ma non sono quelli 0.2 pollici che ci fanno vedere in più o in meno i pixel a livello di definizione, quindi sono ottimi display. Parliamo ora di parte telefonica, ricezione che va a appannaggio di Moto G, nonostante la ricezione 4G funzioni molto bene sul Wiko. Andiamo a parlare un po' di chiamate, dialer standard per entrambi, molto carino quello del Wiko con la ricerca
rapida, chiamiamo però prima col Moto G. Sentite già il livello del volume, alziamo al massimo e attacchiamo il via voce. Molto potente quello di Motorola, anche abbastanza chiaro, nessun problema. Avete visto, qua appaiono i risultati in questa banda più chiara, quindi molto simpatica e utile la ricerca rapida del Wiko. Proviamo subito a chiamare, alziamo il volume dopo aver attivato il via voce. Allora, come avete sentito, il risponditore si sente male, ma non è colpa dei telefoni, ma il volume del Wiko è notevolmente più basso rispetto a quello del Motorola. Per la capsula auricolare si sentono bene entrambi, il volume è molto forte, anche qui come qualità audio è leggermente superiore a quella del Motorola Moto G. Proviamo ad aprire gli SMS, andiamo a vedere i vari client, apriamo un nuovo messaggio, tastiera praticamente la stessa di Google, proviamo a scrivere un nuovo messaggio. Avete visto la velocità di Motorola, adesso andiamo a quella di Wiko. Velocità decisamente paragonabile, abbiamo una tastiera ottima su entrambi, quindi in questo campo non vi sono particolari differenze tra i due. Intanto fuori si sta scurendo molto la luce, quindi voi vedrete assolutamente più scuro il video. Adesso andiamo a cercare di regolare un attimo la luminosità per entrambi. Entriamo qui nei quick setting per entrambi. Andiamo sul settore luminosità e cerchiamo di abbassare un pochettino tutti e due in modo da farvi vedere anche un po' l'ambiente circostante e non solo il display. Vi stavo parlando di SMS che funzionano egregiamente su entrambi, parliamo ora di email, andiamo a cercare se riusciamo la stessa email, eccola qua. Ovviamente client di KitKat su Motorola Moto G, in cui è stato introdotto il pinch out come potete vedere, e client pre-KitKat purtroppo 4.3 la versione, poi l'andremo a vedere, che equipaggia questo Wiko. Comunque client che funzionano bene con queste differenze. Abbiamo anche la possibilità dello swipe sul Motorola, non c'è questa possibilità su il Wiko. Comunque sia, il funzionamento non dà problemi nella configurazione e nell'uso di qualsiasi casella email. Parliamo ora di browser web, c'è quello stock sul Wiko, c'è Chrome sul Motorola Moto G. Io cerco di aprire più o meno tutte le app contemporaneamente per vedere la velocità anche di apertura. Andiamo a scrivere qui, proviamo a farlo contemporaneamente, ma non credo che ci riusciremo. Io ci provo. Ecco qui, andiamo a vedere entrambi il nostro sito, proviamo ad aprirlo contemporaneamente, forse ce l'abbiamo fatta, guardiamo anche i tempi di caricamento che sono in questo caso leggermente superiori sul Motorola, proviamo già a muoverci su Chrome a fare uno zoom e un doppio tap, avete visto non c'è Resize ma solo lo zoom. Andiamo ora sul Wiko, ve lo avvicino per farvi vedere meglio, proviamo a zoomare e a fare il doppio tap. Cosa è successo? Sì, qua c'è il resize del testo con qualche piccolo problema, però non vi sono particolari problemi di velocità e di fluidità come potete vedere. Proviamo ad aprire una news su entrambi, andiamo a attivare entrambi la stessa notizia, vediamo se riusciamo, non ce la faremo mai, infatti ho cliccato per sbaglio, però non era questo lo scopo del test. Vi faccio vedere come intanto ritorno su Android Blog anche su questo lato, vi faccio vedere come si scrive nel campo di testo. Andiamo giù ad aspettare il caricamento dei commenti, intanto è arrivato anche Motorola come potete vedere qui, è la rotellina che gira per i commenti, cerchiamo di tenere Motorola visibile per par condicio. Ok, si posiziona giustamente il cursore, andiamo a scrivere.
Come vedete non vi sono rallentamenti di sorta nella scrittura, però qualche piccola defiance su dove mettere il cursore, ma proprio cose da niente qui. Sul Wiko proviamo ad andare a scrivere anche sul Motorola sperando che siano... Sì, perfettamente. Avete visto che è rimasto sotto il cursore? Riproviamo un po' per correttezza, andiamo giù, andiamo a scrivere qui. Ok, adesso si è messo a posto, ha avuto un attimino così di... Io non vorrei venisse sovraesposto il video, adesso vi vado ad abbassare ancora un attimo la luminosità, vediamo se riusciamo a vederci meglio, ok, forse così è meglio. È davvero alta la luminosità di Moto G. Ok, qua nessun problema di sorta, forse un filo più precisa la scrittura nel campo di testo, ma diciamo che sono davvero piccolezze a livello di scrittura nel campo di testo. Proviamo ad andare a aprire un sito ancora più pesante, quello del Corriere della Sera. Cancelliamo un po' tutto qui sul Motorola, ecco fatto, apriamo il Corriere, vediamo se lo troviamo. Ok. Ok, clicchiamo contemporaneamente, andiamo a vedere se c'è la modalità desktop, no, non c'è qua sul Motorola, probabilmente non c'è anche qua sul Wiko, proviamo ad andarla a aprire contemporaneamente. Ecco fatto, speriamo che l'abbia preso. Guardate voi stessi i tempi di caricamento, qua è uscito questo banner che un pochino ci ha falsato la prova. Andiamo a tentare di chiuderlo in qualche modo, eccolo qua in alto. Ok, comunque questo è il risultato, vi faccio vedere come davvero è pesante la pagina del Corriere, qui vedete tutte le immagini che devono caricarsi, comunque non è niente male la navigazione sul Wiko, come potete vedere. E sì, adesso è rimasta... Ovviamente un video che si apre sempre quando non vogliamo, ma noi glielo chiudiamo in modo brutale a questa maniera e andiamo a rialzare un po' la luminosità perché fuori c'è un tempo talmente variabile che non riesce a farci tenere per più di un minuto la luminosità che vogliamo. Quindi parte web che darei quasi a pari merito, qualche problemino forse in più sul Wiko, ma non ci sono problemi poi nella navigazione di tutti i giorni. Parliamo ora di parte fotocamera, andiamo ad aprire la fotocamera per entrambi, avete visto il tempo qua sul Wiko e tanto abbiamo la camera frontale, andiamola a rimettere normale anche sul Wiko, andiamo a fare un nuovo scatto, vedete la velocità di messa a fuoco, ecco fatto. Vediamo, appena viene verde. Qualche problemino da molto molto vicino, però non c'è nessun problema quando andiamo a spostarci un pochettino più lontano per il Wiko. Le impostazioni ve le ho fatte quasi già vedere, queste sono quelle principali. Come potete vedere il client è quello stock di Android, con relativo fastidio per andare a beccare le impostazioni giuste. Quali impostazioni per le foto? Vi faccio vedere quelle per i video che possono essere girati al massimo in full HD con uno stabilizzatore software, ovviamente le classiche come le impostazioni del tag geografico e quant'altro. Questa è l'interfaccia fotografica di Wiko Wax. Andiamo a prendere il nostro Motorola Moto G, proviamo a fare lo stesso scatto. Ovviamente autofocus per entrambi, ecco qui. Per quanto riguarda le impostazioni di Moto G sono davvero molto molto poche, le potete vedere qua facendo uno swipe lateralmente. C'è l'HDR automatico, c'è lo slow motion, la possibilità di scattare in 16 noni in 4 terzi, il panorama e in realtà poco altro. Detto ciò, per quanto riguarda le impostazioni della parte fotografica è tutto, andiamo a vedere però come sono i risultati
risultati di questo scatto. Intanto potete apprezzare anche la differenza delle due gallerie. Questo è quello che abbiamo appena scattato su entrambi. Giriamo i due telefoni in modo che si vedano bene. Qua la camera frontale, nonostante quella del Wiko sia da 5 megapixel, in realtà il risultato è davvero paragonabile. Non sono camere frontali che brillano per qualità su entrambi gli smartphone. All'interno, con poca luce, la camera di Motorola Moto G fa buone foto, non abbiamo rumore video molto accentuato se non proprio qui negli angoli. Stesso discorso vale per Wiko Wax, dove però qua soprattutto nelle parti nere avete poi le prove delle fotografiche sul Versus, di cui avete il link sempre in descrizione sul nostro sito. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere questa macro, se riesco a rimettere lo zoom a posto anche sul Motorola. Davvero molto bella quella del Wiko, guardate che dettagli, gli 8 megapixel sono andati a prendere, dettagli molto buoni anche su quella di Moto G, però la camera è comunque a qualche megapixel in meno. Per quanto riguarda invece gli esterni, sono simili i risultati, forse anche qui Wiko un pochino meglio, ma poi io non sono un grande esperto di fotografie, sarete poi voi a giudicare. Intanto vi faccio vedere in notturna come è stata resa diversamente la luce data dai lampioni dell'illuminazione stradale, comunque sia perdono molto entrambi in notturna. Flash molto potente per quanto riguarda Wiko Wax, guardate quanto in più ha illuminato questa foto fatta con la stessa condizione di luce, cioè il buio totale. Per quanto riguarda la resa video, sono buoni per entrambi, ma l'audio catturato è migliore su Motorola Moto G. Avete comunque la prova su YouTube, oltre che nel sopra citato articolo. Ho fatto troppi tap indietro, volevo restare nella galleria per farvi vedere i video di test. Vi dico che entrambi riproducono bene tutti i formati standard, ma non i DVX, poi andremo a vedere. Fatto partire, cerco contemporaneamente, andiamo a cercare le biglie sia da una parte che dall'altra per farvi rendere conto della differenza cromatica. Questo video è un 1080p e viene riprodotto senza problemi, anche gli MKV, che non vi sto a fare vedere per ragioni di tempo, e vi dico che entrambi non riproducono i DVX. Questo è il nostro DVX, proviamo ad avviarlo, come potete vedere errore per entrambi. Occorreranno player alternativi per riprodurre i DVX. Torniamo indietro alla home per tutte e due gli smartphone. Vi parlo un po' di parte gaming, ho scaricato Dead Trigger, non vi faccio vedere il solito Real Racing nonostante sia supportato per entrambi, perché questo telefono, avendo un processore Tegra 3 da Tegra 4, scusate, i, dà il meglio di sé nei giochi che si trovano sul Tegra Zone. Dead Trigger 2 è uno di quelli che si trova sul Tegra Zone, quindi ho deciso di confrontarlo su entrambi gli smartphone per vedere prima di tutto i tempi di caricamento. Eccoci dunque, eravamo rimasti alla prova di Dead Trigger. Mi scuso per il taglio, ma abbiamo dovuto riscaricare il gioco qua sul Wiko, nonostante ci avessimo giocato fino a ieri sera. Probabilmente per il fatto di aver inserito una nuova micro SD abbiamo dovuto rifare il download dei dati, poco male. Facciamo ripartire il gioco cercando di fare più contemporaneamente possibile e speriamo di esserci riusciti. Vabbè, giudicate voi le differenze di apertura, a noi interessa vedere poi le prestazioni generali. È arrivato leggermente prima Motorola e proprio con Motorola andiamo a iniziare, andiamo ad abbassare completamente il volume qua sul Wiko, lasciamolo qui su un Motorola, andiamo a fare il nuovo gioco, fa un po' di recupero online per vedere di sapere più dati personali possibili sul nostro conto. Aspettiamo ovviamente i dovuti tempi di caricamento che servono a valutare tutto. Ok, guardate i dettagli grafici, io non sono un gran videogiocatore, però mi sembra che tutto giri molto fluidamente. Io ho lasciato
i dettagli di default in modo che sappia da solo il gioco a che dettaglio farci giocare per ottenere la massima fluidità. Secchiamo questo zombie e poi usciamo. Ecco fatto, avete visto e potete valutare voi stessi. Uscita drastica dal gioco, facciamo la stessa cosa qua sul Wiko. Andiamo a rialzare il volume. Potete già sentire la differenza, era molto più forte sul Motorola il volume del gioco. Fatevi i conti, il cronometro alla mano di quanto è il tempo. Allora, io ad occhio vedo molti più dettagli sul Wiko, ottimizzato per Tegra questo gioco, poi potrete confermarmelo in un commento, più ombre, più dettagli. La fluidità è decisamente buona, anche qui eliminiamo il nostro amico zombie. Ecco fatto, e usciamo dal gioco. Quindi un reparto gaming sufficiente su entrambi, ma forse un po' più di soddisfazione se giocato sul Wiko grazie appunto al processore Tegra 4i. Parliamo un po' di software, praticamente Android stock per entrambi, come potete vedere dai menu, poche le applicazioni preinstallate, Assist per quanto riguarda Motorola e il Migrate per passare i dati da uno smartphone all'altro, poco altro. Abbiamo il file manager ovviamente sul Wiko e il Tegra Zone, una torcia. Non c'è la radio FM sul Wiko, presente invece su Motorola Moto G. Per quanto riguarda la UI, entrambi hanno quella stock di Android con relative personalizzazioni. Motorola risulta comunque più fluido in molte delle operazioni, cioè non è che il Wiko laghi tanto, però così nell'uso quotidiano sembra un po' più reattivo il Motorola Moto G, che d'altronde è rinomato proprio per questa fluidità. Andiamo a vedere le impostazioni per entrambi. Entriamo qui dal Wiko, vediamo come sono strutturate. Un piccolo cambiamento grafico per quanto riguarda Wiko, piccolo cambiamento di voci per quanto riguarda Motorola. Andiamo a prendere le info sul telefono, vediamo come Motorola si è aggiornato alla 4.4.2, stanno arrivando anche le successive, mentre il Wiko si afferma purtroppo alla 4.3, che è l'ultima supportata per questo processore, se non ricordo male. Torniamo indietro, andiamo a vedere un po' di spazio in memoria per entrambi. Vediamo qui come è formattata quella del Wiko. Abbiamo circa 2 giga di archivio interno, poi 500 mega di memoria telefono e la micro SD con possibilità dell'USB on the go per quanto riguarda il Wiko. Abbiamo l'on the go anche sul Motorola, vedete qui le impostazioni oscurate e la memoria disponibile in questa versione da 8 giga. Queste più o meno sono le impostazioni, non c'è molto altro da farvi vedere su entrambi, sono comunque quelle classiche che abbiamo imparato a conoscere. Passiamo ora ad analizzare la riproduzione musicale di questi due smartphone. Apriamo il Play Music qua sul Motorola Moto G, avviamo la nostra canzone di test. Torniamo indietro all'inizio. Allora, confermiamo il volume potente e l'audio decisamente buono per Moto G. Andiamo adesso ad aprire il lettore musicale stock sul Wiko Wax. Torniamo indietro anche qui. Anche in questo caso ciò che è stato detto per la voce può essere confermato, quindi volume un pochettino più basso, qualità audio diciamo media per quanto riguarda il Wiko Wax. Passiamo quindi alle conclusioni per questo confronto. La vittoria generale in senso lato va al Motorola Moto G, un po' per l'ottimizzazione migliore, un po' per il display, la parte telefonica e tutte quelle cosine che abbiamo visto
In questo confronto, visto considerato anche che il prezzo di listino è per entrambi di 199 euro, ma Motorola Moto G si trova già attorno ai 150 euro. Ovviamente anche Wiko Wax andrà ad abbassarsi con il tempo. Per quanto riguarda Wiko Wax, invece abbiamo una camera complessivamente superiore per quanto riguarda la definizione, ma anche per quanto riguarda la capacità di registrare i video in 1080p e obiettivamente un reparto gaming assolutamente più soddisfacente sia per il dettaglio grafico che per la diagonale maggiore del display. Ricordiamo poi il plus della memoria espandibile per questo Wiko che non vi è sul Motorola Moto G e ovviamente anche della batteria removibile. Per tutto il resto lascio a voi le conclusioni, fateci sapere quale preferite in un commento e io vi invito a mettere un mi piace al video se secondo voi questo versus è venuto bene, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio davvero tanto per aver seguito questo confronto e con questo concludo, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.